Buonasera, buonasera a tutti dal vostro Enrico Capaci, benvenuti in un nuovo video. Vedete questa terrazza panoramica? Possiamo inquadrare questo panorama, questo squarcio di Roma. Ovviamente la bellezza accanto alla città, ok? Non è che la bellezza accanto a me, la bellezza attorniata da uno sfondo degno del protagonista. In questo video voglio parlare, a proposito di città, di bellezza, che trovo scandaloso, gente che magari viene a Roma, da altre città, si fa chilometri per venire a Roma, oppure va a Venezia, magari accanto la piazza San Marco a Venezia, questo squarcio a Roma, il Colosseo a Roma, cioè il Colosseo a destra, e dice oddio, oddio, guarda cosa c'è, c'è Chico, guarda cosa c'è, il McDonald's, guarda cosa c'è, Tezenis. Attenzione, non è una critica chi va da Chicco, di Tezenis, ma non puoi di fronte al Colosseo, di fronte anche a questo angolo, anche se trovate solo questo angolo, non puoi vedere Tezenis, Chicco, H&M, Zara e dire, mira, e batti il cuore, oddio guarda cosa c'è, oddio, magari uno che vive in un paesetto piccolo, non ha mai visto tanti negozi insieme e si entusiasma perché vede quattro negozi, ma entusiasmati perché sei di fronte al Colosseo, che esiste lì da 2000 anni. Da 2000 anni è lì, da 2000 anni si funziona per un negozio costruito l'anno prima, o 5 anni prima, è una vergogna assoluta. Quindi quando parlo di conformismo, di idiozia, di pecore, non intendo uno che va nel negozio, intendo uno che magari va a Venezia e anziché meravigliarsi per le varie calli, il ponte Rialto, tutto quello che ha Venezia, tutto quello che ha Firenze, tutto quello che ha Roma, si emoziona per il negozietto, oppure la prima cosa che pensa, cioè io ho conosciuto gente che la prima cosa che pensa appena arriva a Venezia, dov'è il McDonald's? È una roba scandalosa, è una roba terribile. Anzi, se vuoi andare sopra la, se vuoi alzarti ancora di più per inquadrare meglio accanto a me. Questo ovviamente, tra l'altro questa parte qui, non è neanche la parte migliore della città ovviamente, c'è di meglio, ma già questo è bellissimo. Quindi guardate il bello, capite il bello e poi pensate al negozietto per riempire il vostro inutile guardaroba. Però prima almeno la sostanza delle cose, poi se c'è tempo, dice qua no, sono sicuro che c'è gente che magari viene dal Giappone, immaginate i giapponesini con le macchine fotografiche, magari fanno la foto al McDonald's perché magari c'è il McDonald's che dentro è fatto diversamente, o negozietti italiani. Ma guardate le cose, se anche quel palazzo lì, anche quel palazzo lì è più degno di essere guardato che è l'insegna luminosa di un negozio. Bene, questo è Mister Nichilista, questo sono io, questo è il mio video. Se volete svegliarvi, svegliatevi, se volete riflettere, riflettete. Iscrivetevi se non l'avete fatto e alla prossima. Ciao, vedete mi piace.